Ok, eccoci qua in un Dropbox per una volta. Allora, prima di tutto mi sono accorto che il mio joystick è leggermente danneggiato. Io non lo uso mai con l'Xbox, neanche per giocare all'Xbox, quindi è un po' danneggiato. Quindi potrei avere dei problemi durante il gameplay, diciamo. Allora, prima di tutto devo disattivare la musica, cioè appena vado nel menu. Mettiamoci un nome a caso. Ecco, andiamo nel menu. Disattiviamo subito l'audio della musica, perché sono sicuro che questa musica qua in qualche modo mi darebbe guai col copyright. E diciamo in breve cos'è questo gioco. Ma questo è uno dei primi giochi rilasciati per Xbox. Come vedete qui c'è la sezione demo giochi, in cui cioè tu compri un gioco e automaticamente ti dà pubblicità agli altri giochi, le demo, cazzate varie. Principalmente sono filmati, no? Però penso che ci siano anche dei gameplay. Adesso non lo so perché relativamente non ci guardo mai. Ma questo gioco qua sostanzialmente è una brutta versione di Wipeout, diciamo. Che emula Wipeout un pochino per tutto, tranne per il fatto che qui proprio scegliamo l'omino con cui guidare. Che non serve a un cazzo, assolutamente, perché a quanto ho capito bene, cioè l'unica differenza che c'è è tra macchina e macchina, l'omino lì è solamente una cosa puramente estetica. Dal momento del mio velikosvetsko zacciatia, il mio predestinazione è essere победителем in tutto. Come vedete il doppiaggio è fatto proprio bene, proprio... E la copertina c'è scritto completamente in italiano, il mio cazzo è completamente in italiano, qui completamente c'è solamente il sottotitolo in italiano. Non che sia un gran guaio, però minchia, non mentite sulla copertina. Niente, praticamente questo gioco qua è un F-Zero. Sì, diciamo che è un ibrido tra F-Zero e Wipeout. Cioè, ha più roba di Wipeout che di F-Zero. Di F-Zero devo dire che l'unica cosa che ho visto di F-Zero forse è il fatto che ci siano, che tu sai che facciano i piloti. Per il resto è molto, 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 ho già detto molto, molto Wipeout. Una versione un po'... Ecco, i comandi non mi ricordo. Un po' brutta di Wipeout. Vabbè, devo dire che la grafica è abbastanza carina, ma è, cioè, per forza, erano dei primi giochi di lancio Xbox. Cioè, c'erano una grafica brutta, Xbox puntava tutto sulla grafica, come cazzo la serie a diciamo, considerare buona l'Xbox, se i giochi che mostravano avevano brutta grafica e la console puntava tutto su quello. Comunque, sostanzialmente... Cioè, è un gioco, è Wipeout, con piste più brutte, fatte un po' peggio, come vedete non è che niente di particolarmente originale. Con, vabbè, la grafica, io devo dire che questo effetto qui dell'acqua, delle gocce di pioggia che va sullo schermo, sì, è carino, però è più fastidioso, cioè, all'inizio, giusto, dopo diventa fastidioso, guardate che rottura di palle che sono queste gocce sullo schermo. Cioè, devo dire che generalmente il gioco così a prima impressione non sembra neanche male, però vi assicuro che i comandi sono una merda. È difficile da spiegare veramente, io ci sto provando, però cioè la vettura appena volti proprio di mezzo grado è già lì che non è che drifta perché non c'ha le ruote, però più o meno. E un'altra cosa che devo dire è proprio la questione, ecco, vede, guarda, faccio fatica a voltare così poco. Un'altra cosa di cui mi lamento è che sostanzialmente questo gioco qua ha un sistema di armi abbastanza poco chiaro. Perché mentre in Wipeout tu avevi solamente un tipo di armi da utilizzavi per... qui non si capisce un cazzo di quello che succede, perché se tu premi triangolo ogni tanto c'è la barriera, cioè triangolo Y ogni tanto c'è la barriera, ogni tanto spara. E così se ogni tanto premi X, che non è quello della PlayStation, quello a sinistra questo, e ogni tanto spara, ogni tanto c'è la barriera, cioè non si capisce bene la questione. Poi vabbè, probabilmente avrei dovuto giocarlo di più, avrei capito il motivo di tutte queste stranezze, però generalmente questo è un po' il punto. Poi vabbè, questo gioco non è così di merda come Pax Christus, Pax Compus o Perfect Weapon, però sostanzialmente non è neanche sto gran gioco, cioè. Vedete come si spara è una roba abbastanza brutta, sembra una di quelle mod fatte male di Quake. L'intelligenza artificiale, oddio, sto giocando a difficoltà minima, però almeno un pochino a difficoltà minima, non è che deve essere proprio incoglionita l'intelligenza artificiale, penso. Vabbè che ho appena iniziato il gioco, però sì, tutto il gioco in sé,
dà una sensazione di essere stato fatto in fretta, proprio per dire anche noi della Microsoft abbiamo abbiamo Wipeout, siamo troppo bravi. Come vedete c'è tutto fatto abbastanza a cazzo. Il multiplayer in quattro giocatori devo dire che, cioè, non sarebbe neanche male, non è divertente come dovrebbe essere, perché alla fine è un gioco di corsa, così può sembrare divertente, può essere, non lo è. Cioè, Wipeout non ha un multiplayer a 4 giocatori e questo io concedo al gioco. Però mentre Wipeout è fatto bene, ecco, sì, va bene. I filmati sono molto ricchi di dettagli. Niente, dicevo, il gioco in sé ha la sensazione, tutto il tempo del gioco, di essere qualcosa fatto abbastanza in fretta. Come vedete, sì, vabbè, gli effetti, c'è, cioè, la grafica è puntata molto sugli effetti e poco sui dettagli delle ambientazioni, così, perché alla fine è proprio quello che cerca di mostrare, la bellezza grafica degli effetti e non quella dei personaggi, perché si vede che ne ha fatte abbastanza in fretta. Poi, oddio, si è visto di peggio, però se vi, cioè, si vede che lo scopo del gioco non è quello di essere un grande gioco. Così. Poi in arabo. Niente, poi diciamo che il level design, se si può dire così, il design delle piste poteva essere fatto decentemente, non lo è. È molto monotono, un po' tutte le piste sembrano di fare sempre la stessa cosa, perché sostanzialmente, cioè, devo dire che c'è buona varietà, c'è il deserto, così, però generalmente non ti sembra di fare delle gran piste ben pensate, perché i salti per dire non ci sono, alla fine sono tutte piste, tutti tracciati abbastanza monotoni, come state vedendo anche adesso, nulla che, cioè, sembra tipo sembra di giocare a Wipeout nello stage di Gran Turismo. Poi sì, come ho detto, questo gioco qua ha il difetto di essere molto copiato, però generalmente non è che sia poi così brutto. Solo che sì, cioè, non è neanche sto gran giocone. Multigiocatore non diverte, assolutamente no. L'ho provato e non riesci a trovarlo proprio divertimento, perché a parte che va a scatti quando vai in quattro schermi, e ciò non dovrebbe accadere, sinceramente. Però sì, ma a parte quello, è proprio un gioco che dà quella sensazione di essere fatto in fretta. Quindi un po' ti dà. Ho detto, ci sono giochi peggiori, devo dire, sì, assolutamente ci sono giochi peggiori. Però questo qui è un gioco sia sconosciuto che abbastanza non valido. Perché vabbè, graficamente ci può anche contare l'impegno, perché gli effetti grafici sono fatti abbastanza all'avanguardia per il tempo, suppongo, per il Xbox, che è stato 2004, no, forse 2003-2004. Però sì, cioè, per dire, è un gioco abbastanza monotono e un gioco abbastanza monotono e non ti dà quella sensazione di velocità che ti ha Wipeout, anche se le vetture sono veloci, non è che sono lente assolutamente, sono molto veloci, però come vedete come rimbalzano sui muri, così sembra più di stare tipo giocando a un gioco di snowboard. Ecco, vedete, c'è proprio un po' come rimbalzano, la fisica, oddio, è un gioco di corsa futuristica, non deve essere realistica, però qui ti sembra proprio di stare giocando con qualcosa di fatto di finto, insomma, è una cosa che mina molto il gameplay, secondo me. Poi posso terminare il video qua, perché alla fine tutto quello che c'era da dire l'ho detto. Il gioco è un gioco quasi di me, non è brutto, è un po'... Andate, vuoi provare a fare una cosa? Eh sì, infatti, se io tiro sui joystick così mi dice... Vabbè, comunque è un gioco che non è proprio di merda, ma è abbastanza buttato lì. Potevano impegnarsi di più, anzi, potevano impegnarsi in generale, perché non vedo tanto impegno. Però sì, è meglio degli altri giochi trattati, diciamo.